Nel viaggio affascinante dell'autoscoperta, spesso ci troviamo intrappolati in una rete affascinante di percezioni. Guardiamo fuori convinti che accettazione, validazione, felicità, pace e amore siano fuori dalla nostra portata. Crediamo che questi tesori preziosi siano nelle mani delle opinioni degli altri, in attesa della loro approvazione. Però il vero appagamento è intrecciato con minacce interne. Consideriamo la parte intricata del nostro desiderio. Cerchiamo di raggiungere certi traguardi, pensando che attraverso questi successi, un elisir di felicità e tranquillità alla fine benedirà la nostra esistenza. Questa ricerca, sebbene sincera, sussurra una verità profonda. Il tessuto delle nostre anime sembra incompleto. Così ci impegniamo in una ricerca di unioni esterne, cercando nei partner romantici i pezzi che armoniosamente completeranno il nostro puzzle. L'illusione che la nostra totalità risieda nell'altro è un incantevole miraggio, un miraggio che una volta decifrato rivela la fragilità della sua fondazione. Ti invito, giunti a questo punto, a lasciare un messaggio riflessivo alla fine perché, come è ormai noto, ogni video è, sempre e di fatto, una risposta. Nel mezzo di questo paesaggio contemplativo, scopriamo che l'attrazione del compimento esterno è simile a inseguire ombre proiettate su sabbie mobili. Il nocciolo della questione risiede nelle complessità dell'ego, una costruzione legata al regno delle attività mondane. Questo ego brama e raccoglie ricchezza, intimità, riconoscimento, adorazione, una sfolgorante gamma di tesori della vita. Ma anche se brillano come gioielli al sole, rimangono solo frammenti di una verità più grande. Il punto cruciale è riconoscere che la ricerca dell'ego è un desiderio incessante. Ogni acquisizione soddisfa momentaneamente, ma l'eco del cuore chiede di più. Il vero appagamento sfugge alla presa dei desideri esterni. Il mondo può offrire i suoi prodotti affascinanti, ma sono fili intrecciati in un arazzo che rimane incompleto. Tuttavia, nel mezzo di questa ricerca perpetua, una sottile rivelazione si risveglia. La ricerca non è intrinsecamente sbagliata, ciò non di meno il suo obiettivo solleva domande intriganti. Potrebbe esserci un aspetto dentro di noi che risiede oltre questi desideri, oltre le maree dell'impermanenza? Considera un regno interiore che non richiede sostentamento esterno. È intero, completo e irradia amore incondizionato. Non lo richiede perché è tutto, ma perché comprende tutto. Questa essenza, condivisa dall'intero arazzo dell'umanità, viene chiamata con nomi diversi: coscienza, anima o l'indefinibile. Esiste come il nucleo dell'esistenza, una verità oltre le circostanze. L'ego, tuttavia, dipinge un quadro diverso, una galleria di credenze che mormora che qualcosa non va. Ma guarda da vicino, queste non sono verità. Solo sussurri, una narrazione tessuta da un frammento di te stesso. Immagina una prospettiva priva di un te che lotta con i problemi. In questo spazio di pensiero, le disgrazie si dissolvono nell'abisso. Questo concetto dà origine alla realizzazione che la correzione non è l'essenza, è il rilascio delle illusioni che gridano per attenzione. E lì, nella quiete, l'Epifania spiega le sue ali. La realizzazione fa sorgere che la nozione di terrore è solo un miraggio, una creazione della mente. Quando le credenze si svelano, tocchi il nucleo, l'essenza pura del tuo essere, quella che non è mai stata ferita. Pensa allora alla libertà che sorge. La guarigione non riguarda la creazione di un nuovo sé, ma il liberarsi dal mantello delle credenze che appesantiscono il tuo spirito. E mentre queste catene si sciolgono, la chiarezza si rivela. Sei e sei sempre stato intero. Quello che veniva visto come rotto era solo una creazione del pensiero. Pensa per un momento che questa realtà, questo regno tangibile che percepiamo, è come una proiezione, non la realtà solida che sembra. Pensalo come un sogno, un arazzo tessuto con fili di coscienza. Alcuni lo paragonano a una simulazione. Non nel senso digitale, ma per capire come la coscienza dà vita a questo quadro. Nel profondo non c'è altro che coscienza.
Tutto il resto, tutte le forme e le apparenze, sono solo sfaccettature di te che brillano in modi diversi. Ad ogni modo, è qui che il mistero si approfondisce. Spesso percepiamo queste sfaccettature come separate, e qui risiede la radice della nostra ricerca. Perché allora cerchiamo amore, desideriamo la validazione dagli altri? È una ricerca seducente, guidata dall'illusione della separazione. La credenza che l'amore debba venire da qualcun altro, che il completamento risieda nel loro abbraccio. Infatti, condividere l'amore con gli altri è un'espressione bella, ma il punto cruciale è rivelato internamente. Questo viaggio risale a una fonte profonda, l'amore per se stessi. L'amore che cerchiamo esternamente, l'amore che sembra sfuggente, risiede in realtà dentro di noi. È una fiamma incondizionata in attesa di essere riconosciuta. La nozione di dipendere pesantemente dagli altri suscita emozioni di solitudine, impotenza e un senso di essere alla deriva. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che la fonte del potere, del compimento, non fluisce da fonti esterne, ma dalla tua stessa essenza? Questa rivelazione getta nuova luce. La ricerca non è inseguire amore, validazione o appagamento esternamente, ma scoprire questi tesori interni. Continuando questo viaggio, considera il mondo non come un palco solido, ma come una tela su cui dipingi le tue esperienze. Le sfumature della separazione iniziano a fondersi insieme, rivelando un arazzo intrecciato dalla coscienza. E così la narrazione si svolge. Un viaggio per abbracciare l'amore che risiede dentro di te. Un viaggio per lasciare andare il velo della separazione. Per sapere che sei sia il cercatore che il cercato. Questa consapevolezza cambia il paesaggio. Diventi l'architetto del tuo appagamento. L'alchimista che trasforma il metallo grezzo del desiderio nell'oro della realizzazione del sé. Il desiderio di riconoscimento esterno diminuisce, sostituito da una connessione profonda con il proprio essere. Immagina di raggiungere un momento in cui scegliere gli altri non è una necessità, dove le tue interazioni non nascono da un vuoto in cerca di validazione, amore o accettazione. La verità si rivela nel sussurro della coscienza. Ciò che apparentemente cerchi negli altri, quei desideri indescrivibili, sono solo ombre fugaci, vengono e vanno come onde sull'acqua. Ma dentro di te, annidato nel cuore della coscienza, c'è un serbatoio di qualcosa di profondo, qualcosa di permanente. L'abbraccio della coscienza è una fonte infinita di appagamento, un amore senza condizioni. Questa fonte, immutabile e costante, non è qualcosa che si guadagna, è una realizzazione di ciò che è sempre esistito, un riconoscimento della tua essenza innata. Nessun dono può veramente completarlo, nessuna privazione può diminuirlo. La struttura del tuo essere rimane intatta dalle circostanze esterne, indomita dalle maree fluttuanti della vita. È qui che il concetto di amore incondizionato fiorisce. Mentre viaggi all'interno, mentre l'autorealizzazione svela i suoi petali, emerge una forza potente, l'amore per se stessi. Questo amore per se stessi, nato dal grembo della consapevolezza di sé, possiede una potenza straordinaria. È la base su cui la pace interiore mette radici, una pace che rimane salda anche quando il mondo intorno a te fluttua. Questo stato profondo e intricato non sostiene l'isolamento né condanna le relazioni. È un invito a liberarsi dalle catene della dipendenza dall'amore degli altri. Lasciare andare il bisogno perché in verità non ne hai mai avuto necessità. È un amore così potente che ti lascia in pace con il tuo essere, anche di fronte alla turbolenza. Questo amore irradia dal riconoscimento che non sei separato dal mondo, sei il mondo. La coscienza che srotola il suo vibrante arazzo assume innumerevoli forme, e tu sei ciascuna di queste forme. E così le interazioni cessano di essere una brama di completamento, perché riconosci che non sei mai stato incompleto. Questa conoscenza risuona in ogni connessione, cambiando il modo in cui percepisci il mondo. Questa essenza, questo amore, si estende oltre quei confini, perché anche il corpo e la mente sono solo sfaccettature nell'arazzo dell'esistenza. E questo amore, questa forza profonda,
abbraccia incondizionatamente ogni aspetto di questo mondo onirico. Questa consapevolezza risveglia in te una comprensione intuitiva, una comprensione che tutto, ogni forma e sensazione, è un'espressione della tua anima. L'amore diventa il tessuto stesso della realtà, un filo intrecciato nella natura stessa dell'essere. Questa essenza è incrollabile, costante, mai tesa, perché è ciò che siamo fondamentalmente. Anche in presenza della paura, questo amore persiste, un abbraccio gentile per tutto ciò che sorge. Accetta senza condizioni, senza giudizio, indipendentemente dalle forme che danzano su questo grande palco. L'ego cerca di resistere, di rifiutare questo amore. Eppure, curiosamente, l'esistenza stessa dell'ego è sostenuta dal tessuto dell'accettazione, perché senza accettazione non ci sarebbe ego. Hai già accettato questo e risiede dentro di te. Ora pensa a una trasformazione. Man mano che il tuo senso di identità passa dall'ego a uno stato senza identità, trovi una liberazione profonda, la libertà stessa. Qui le catene dell'identità cadono, un regno dove le richieste dell'ego si dissolvono. È qui che trovi la vera libertà. Entri in uno stato in cui i beni materiali non sono più la chiave del tuo benessere, dove il desiderio di validazione dagli altri cessa di esistere. Rimani completo e intero, intatto dai sussurri della mente sull'inadeguatezza. La mente è l'artista del dubbio, il compositore di ragioni ed excuser che oscurano la verità. Però, in questo stato, realizzi che le scuse sono mere illusioni. Intravedi la vasta estensione del tuo essere, la tela dell'amore incondizionato su cui si svolge la danza dell'esistenza. La tela della tua mente, una volta immacolata e intatta, è stata dipinta con credenze che sussurravano sull'inadeguatezza, sul fidarsi degli altri. Puoi riscoprire la tua essenza interiore, traboccante di un amore che esiste incondizionatamente. È una rivelazione che può farti pensare. Potrebbe essere che tutto ciò che cerchiamo esternamente, tutto ciò che crediamo ci manchi, possa già dimorare dentro di noi. La mente non è nata con queste nozioni. Non è stata programmata a credere che ci sia qualcosa di sbagliato in te o che la tua integrità dipenda dagli altri. È un viaggio di abbandono di abiti presi in prestito, di lasciare andare credenze che non sono veramente tue. Quindi ricorda, mentre percorri questo sentiero, realizzi che sei la fonte dell'amore che stai cercando. Il mondo esterno non detiene chiavi esclusive per questo tesoro. È una faccetta della tua essenza sempre disponibile, sempre tua da esplorare. Abbraccia te stesso, difetti e tutto, non perché qualcun altro ti ha dato l'approvazione, ma perché hai riacceso la fiamma dell'amore incondizionato per te stesso. L'esterno diventa un riflesso, un eco dell'amore che risuona dentro. È una trasformazione che ci porta a uno spazio dove la mente disimpara e il cuore ricorda. Il viaggio non riguarda il diventare qualcuno di nuovo, riguarda il togliere gli strati per rivelare chi siamo sempre stati. Quindi ricorda, il cuore di questa ricerca è il viaggio di ritorno all'amore che è sempre stato dentro di te. Spero che la conoscenza condivisa in questo video ti aiuti nel tuo viaggio e che tu possa davvero trovare la tua vera essenza, in modo che tu possa sederti e realizzare che sei già e sei sempre stato completo. Grazie per aver intrapreso questo viaggio con me. Se questo video ha risuonato con te, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti di valore. Abbi cura di te e a presto!